Prima lettura ci faceva incontrare ed ascoltare il primo discorso missionario di Paolo. Avete sentito Paolo, la chiama Paolo, che era a Tarso, Paolo raggiunge Paolo ad Antiochia e iniziano il loro cammino. In questo discorso della sinagoga era consuetudine dare la parola a un forestiero e Paolo prende la parola. Avete visto la sapienza di Paolo? Fa una piccola storia della salvezza, la consiglio a tutti e soprattutto alle nostre catechiste. Una piccola storia della salvezza mettendo in luce i punti più importanti di questa storia che la sinagoga Israele conosceva, arrivando a Giovanni e a colui che Giovanni battezza, il Cristo. Vedremo come va a finire, ma certamente questa nostra storia salvata dal sangue. E noi non pensiamo che la morte naturale la morte per ferocia sono sempre dei segni che salvano l'umanità. Se noi ascoltiamo il grido di chi muore, chi soffre, il nostro cuore cambia, deve cambiare. Anche rileggendo un evento come stiamo facendo noi questa sera, che fa parte del passato, c'è da commuoversi. Non so se ascoltate ancora le 21 questa campana. Suona per ricordare. Questo è bene, so che qualcuno è molto attento all'ascolto di questa campana. Quasi conclude la giornata con il suono di quella campana. Quasi a dire che mai più, guerra, mai più violenza, mai più egoismo, mai più orgoglio, mai più invidie, mai più mancanza di rispetto, mai più il parlare facile, mai più. Allora, ecco perché il Vangelo di questa sera ci mette nel cuore questo desiderio di Gesù, che dopo avendo lavato i piedi ai suoi discepoli, inizia questo grande discorso che ci porterà alla Pentecoste, dove egli, il Cristo, parla di accoglienza. Chi accoglie me, accoglie il Padre. In ogni Eucaristia noi accogliamo il Cristo e nel Cristo il Padre. Lo portiamo dentro il nostro cuore, lo proclamiamo Vangelo per sentirlo parte della nostra vita, lasciarci attirare da questa forza di comunione che Gesù con il Padre ci renderà persone migliori, persone che sanno commuoversi ancora e ricordare gli eventi più tristi della propria storia o della propria famiglia. Non dimenticano. E da quello
che è accaduto, sanno orientare i passi verso nuove realtà, dicono che la storia insegna, almeno un segno tanto, perché l'uomo ripete sempre gli stessi errori, l'uomo che non ha incontrato Cristo però, l'uomo che non ha Dio nel suo cuore, l'uomo che non vive radicato nei valori, l'uomo che è superficiale e distratto, che è radicato nell'ignoranza e nell'immoralità. Come si fa allora a sentire?